idioma, che si vederà in questo momento. Cosa dire? Ringrazio a voi per questa splendida manifestazione. Quest'anno abbiamo lasciato quasi tutti gli anni un artista molto giovane, che era 24 anni, 23 anni, e qui c'è la professoressa, qui non c'è, sarà anche la professoressa. Grazie, buonasera, sì, infatti io non sono Martina Pedrelli, che è l'autrice di questa corte, il titolo è Il Vino Vietas, è stata una mia alunna del liceo artistico. È vero che gli alunni sono più giovani, però a volte con gli alunni si stabilisce un legame particolare che poi rimane nel tempo, per cui sono stata veramente felice di accogliere la sua richiesta di presentare la sua opera, perché lì non è potuta essere qui. Allora, posso dire, il nome, insomma, il titolo lo dice, Martina è partita da un'ispirazione, quella ispirazione che appunto il vino, questa bevanda, può portare a dare oltre i sentimenti e in qualche modo cancellare le paure e la tristezza. Infatti, se guardate quando vedete la porta, i visi delle donne rappresentate, che sono caratteristiche delle presentazioni di mattina, cambiano aspetto man mano che va letta la linea sequenziale, cambiano un po' il colore, perché grazie all'effetto del vino, ma questo effetto diciamo non visto in maniera negativa, ma in maniera satirica, in qualche modo il vino riesce a dare un po' di nuovo fuoco all'anima quando ci sono problemi, cose che non si ha coraggio di affrontare, e magari vedere Martina che appunto in qualche modo a augurare che grazie anche da soli si riesca poi a superare, affrontare queste paure, queste cose che sono nell'anima umana. Vorrei leggere soltanto le parole di Martina Pedrelli. Ogni popolo rappresenta un momento, non a caso, è l'esatto momento in cui i colori, la bellezza e il vino ci salvano.